Buongiorno, mi senti? Ciao Francesco, buona giornata, sì, ti sento. Bene, bene. Il tema che stiamo affrontando è quello del risk assessment. Io sto preparando per l'Associazione di Memoria Storica Italiana un video che andrà a arricchire un corso online che viene organizzato dall'Università Austriaca di Krems e questo avviene dentro a un bando europeo di cui la nostra associazione è partner, che affronta e vuole diffondere e avviare un processo di consolidamento della formazione nel campo della prevenzione del rischio, nel campo degli edifici storici. La ragione per cui ti intervisto è perché dal 2012 tu hai assunto la direzione scientifica del monitoraggio e del consolidamento della tutela della torre di Masserano. Io sono Lorenzo Iurina, sono un ingegnere strutturista e da molti, anzi moltissimi anni, ha il piacere di lavorare con gli architetti. Sono un ingegnere che ama lavorare con gli architetti e perché? Perché in genere l'obiettivo, gli argomenti di cui mi occupo sono proprio quelli degli edifici storici, del patrimonio storico, patrimonio costruito, sia pubblico che privato naturalmente, dove le due competenze, quelle degli architetti e quelle degli ingegneri, devono confluire entrambe con questo criterio di rispetto per il costruito. Sono stato professore di scienza delle costruzioni all'inizio della mia carriera, poi di tecnica delle costruzioni e più recentemente di consolidamento di strutture. E quindi ecco questa sorta di carriera che mi ha portato prima di tutto a conoscere i principali parametri che governano il comportamento di una struttura e poi pian piano le patologie e poi pian piano le modalità di intervento. Dunque, il rischio è qualche cosa col quale siamo abituati a convivere quando attraversiamo la strada e quindi in ogni momento della nostra vita. Nel caso specifico della declinazione del patrimonio monumentale che ci circonda, e in Italia ci circonda da qualunque parte noi ci giriamo, io direi che la cosa davvero importante è saper quantificare questo rischio, saper valutare quindi se vale la pena di intervenire subito o non subito, e quindi fondamentale l'aspetto della diagnostica, perché la diagnostica ci deve proprio fornire queste informazioni, nel senso che uno dei criteri base a cui ingegneri e architetti che si occupano del patrimonio si ispirano è che meno interventi si fanno meglio è. Se si può giustificare il fatto che la nostra struttura già sta bene per i fatti suoi, già può sopravvivere per i fatti suoi, ecco che la originalità, l'autenticità, la bellezza della struttura non si tocca e quindi noi possiamo consentire di trasmettere a chi domani, e oggi e anche domani, guarderà, visiterà, vivrà all'interno di queste strutture, le possiamo trasferire con la bellezza del quando sono state realizzate senza troppe modifiche, cambiamenti che potrebbero in qualche modo snaturarle. Quindi molta conoscenza, perché più si conosce, meno si interviene, meno c'è necessità di intervenire. E quindi molto studio da questo punto di vista. E la diagnostica ne fa parte, una parte consistente. L'assessment del rischio nel mondo specifico, delle costruzioni, deve passare attraverso una serie di fasi, che poi sono quelle che nella Torre di Masserano di fatto sono state anche seguite, alcune più, altre meno, e sono sostanzialmente l'individuazione di una serie di parametri, parametri che sono la geometria, i materiali e i carichi, e poi naturalmente anche un quarto parametro che è come e quando verrà utilizzata questa certa struttura. Geometria per fortuna oggi, questi strumenti tanto interessanti quanto sempre meno costosi per fortuna, che sono
laser scanner ci consentono di andare a studiare e avere sotto mano delle informazioni preziose in termini di geometria, che ci consentono proprio di poterla guardare da tutte le parti e poterla quindi analizzare. Ma è certo che nulla può sostituire tuttavia una osservazione visiva, di persona, in cui uno si avvicina alla struttura e la tocca, e le chiede che cosa mai sia successo, guarda le fessure, guarda quanto vecchie siano queste fessure, quanta polvere c'è dentro, guarda i mattoni, tocca la malta, quindi tutte quante una serie di informazioni che hanno a che vedere con la geometria effettivamente, che sono di estrema importanza. E poi naturalmente il secondo parametro è quello dei materiali. I materiali, spesso e volentieri sulle torri, anche in questo caso della Torre di Masserano, ci rivolgiamo a materiali che sono materiali, in certe case materiali lapidei, in certi casi materiali laterizio, quindi un cotto, e dobbiamo conoscere bene anche quello. Una tecnica di cui mi sono occupato un po' di anni fa, che è quella del flapjack test, dei cosiddetti martinetti piatti, martinetto piatto semplice e martinetto piatto doppio, ci forniscono delle informazioni importantissime in questo senso, dandoci due o tre informazioni. La prima, a quanto sta lavorando il materiale, a che pressione sta lavorando, e secondo, a che pressione massima potrebbe lavorare, e quindi il confronto tra il carico di lavoro e la pressione massima a cui potrebbe lavorare. E un terzo aspetto, che è quello della deformabilità del materiale stesso. Perché tutto ciò? È molto semplice, perché io devo fare dei modelli. L'ingegneria e anche l'architettura funzionano attraverso una sorta di sintesi di tutte quante le informazioni in un modello concettuale, in cui questi parametri vengono introdotti. E a che cosa ci servono queste informazioni? Per andare a capire se ci sono punti di particolare debolezza, punti di particolare sollecitazione, quali sono gli spostamenti a cui questa struttura potrebbe essere soggetta, insomma, tutta quanta una serie di informazioni importanti sulla risposta potenziale, probabile, di questa struttura. E allora, ancora in questa situazione mista tra materiale e geometria, è che è quello delle cosiddette prove di tipo dinamico. Se noi avessimo una informazione complessiva di come si muove questa struttura sotto vento, sotto piccoli terremoti, la terra continua a vibrare, no? E potessimo avere quindi un'informazione sulle frequenze proprie di questa struttura, sui modi di vibrare, un solo modo che è questo, oppure modi di questo genere, oppure modi ancora di questo genere. Beh, tutte quante queste informazioni sono preziosissime. Perché? Ma perché noi le possiamo confrontare con questo modello numerico che abbiamo costruito, con quegli altri parametri, e che ci possono dire se il modello è sufficientemente aderente alla realtà. Posso, uno, decidere se la mia struttura sta bene o sta male. Se sta bene, siamo tutti quanti felici; se bene non sta, allora sempre con questi modelli possiamo andare a simulare degli interventi, dicendo: vado a mettere una catena qui, vado a cambiare tre mattoni di là, vado ad aggiungere un pezzo, vado a togliere qualche altra cosa, in modo tale da valutare dal punto di vista, diciamo, numerico in questo momento, che poi diventerà effettivo, quali possono essere gli interventi migliori, gli interventi più rispettosi, gli interventi minimi, gli interventi, se è possibile, anche reversibili all'interno di questa struttura. E quindi geometria e materiali. E poi naturalmente il terzo parametro, i carichi per fortuna sono i pesi propri, sono quelli che la norma ci suggerisce, i terremoti, eccetera, eccetera.